Ciao Pontina e un saluto ai tutti i leghisti, tutti i tirolesi e trentini che sono partiti stamattina alle 5 per essere qua oggi sulla piazza del giuramento, sulla piazza dell'indipendenza, sulla piazza dell'autodeterminazione, sulla piazza della Lega, e porto con me il sindaco di Laives, la Lega che ha Laives, comune alle porte di Bolzano, 22.000 abitanti, prende il sindaco, il primo sindaco della Lega in provincia di Bolzano e i sei consiglieri comunali di Trento, dove a Trento la Lega è il secondo partito, eleggendo anche un ragazzo di 19 anni, il più giovane consigliere comunale della storia di Trento. E a Bolzano città la Lega, che per un soffio da sola non va al ballottaggio, e se fossimo andati noi al ballottaggio, credetelo, avremmo vinto e ce l'avremmo fatta ad espugnare anche la città di Bolzano. Ma dalla nostra terra, terra di autonomia speciale, dobbiamo portarvi anche qualche brutta notizia, perché oggi si parla tanto di Ventimiglia, ma noi sappiamo cos'è la Lampedusa del Nord. La Lampedusa del Nord da oltre un anno è il Brennero dove la gendarmeria austriaca ogni giorno rispedisce sul territorio bolzanino decine e decine di profughi, li fanno scendere a Innsbruck, li ammanettano, li mettono su una camionetta, li portano in caserma, se hanno 50 euro nel portafoglio li prendono anche quelli, perché c'è una legge austriaca che dice che prendi la multa se giri irregolare sul territorio austriaco, e ce li riportano al Brennero. Da un anno a questa parte, questa è l'Europa, questa è la solidarietà europea, ma gli austriaci fanno i loro interessi e hanno ragione di farlo, hanno ragione di fare così, dovremmo fare anche noi così, ma noi siamo governati dal centro-sinistra di Renzi, Renzi che ormai ha invaso le nostre città di profughi, e anche la stazione di Bolzano, se voi venite a visitarla, non è nulla di diverso da Milano Centrale, ormai è diventata un bivacco, le sale d'attesa sono centri profughi. Noi siamo terra di frontiera, così come Ventimiglia, e purtroppo sappiamo cosa sono questi problemi. Ma dalla nostra autonomia vi diciamo anche che noi, che siamo padroni a casa nostra, perché finanziariamente siamo padroni a casa nostra, state attenti a quello che fa il governo Renzi. State attenti agli enti locali, alle regioni del nord, perché questi vanno a prendere i soldi, quei pochi che ancora ci sono li vengono a prendere a noi, li vengono a prendere nelle regioni del nord, nei comuni del nord e anche nelle autonomie del nord. Per questo dobbiamo tenere alto il vessillo dell'autodeterminazione, dell'indipendenza. Questo è il pratone di Pontida, la Lega è e rimane il movimento per l'indipendenza della Padania, il movimento per l'autodeterminazione, il movimento per la libertà dei popoli. Questo siamo noi. Viva la Lega, viva il Sud Tirolo, viva il Trentino, viva Salvini!